questa neve dura, con un bene forte, senza dirci una parola. Io vorrei portarti via e vorrei non aspettare più, ma tu non vuoi sorridermi, sei solo, hai freddo e non ci sei. Ora che voglio te, voce del mio silenzio, vieni qui su di me, lentamente, lasciati andare un bacio. Saprei dimenticare, hai lasciato il mondo tra di noi, ma tu non vuoi più credermi, sei al buio, hai freddo e non ci sei. Eccoci, siamo qui. Chiusura della prima giornata, della prima edizione del Weekend allo Sport a Villanova del Battista. Che dire, una bellissima giornata si è trascorsa qui, tanto sport, tanti ragazzi, forti momenti di aggregazione, tanti comuni coinvolti. È bellissimo sicuramente il connubio tra associazioni e istituzioni. Noi siamo sempre felici di prendere atto di queste bellissime iniziative. Siamo qui con uno dei tanti membri dello staff, che a detta di Carmelina prima siete stati dei ragazzi che avete subito accettato l'invito, avete partecipato appieno e siete stati sicuramente un nucleo fondamentale attorno al quale tutto è girato perfettamente. Tu sì, sei? Infatti, io sono Fulvio. Buonasera a tutti. Ciao Fulvio. Ringrazio per la grande partecipazione. Sì, facciamolo un applauso, non siamo timidi perché ve lo meritate davvero tutti. E io mi auguro che questa sia solo la prima di tante, tante edizioni. Come ha detto il presidente della comunità montana, andiamo oltre e magari pensiamo alle Olimpiadi. Quindi cerchiamo, ce la possiamo perché fare, no? Giusto? I sogni possono diventare realtà, quindi. Come è stata questo organizzare anche in così poco tempo tutto infatti, questo? Quella è stata la cosa, diciamo, molto impegnativa, perché organizzare un evento del genere in 15 giorni è davvero stato quasi un successo, dai, si può fare di più. Sicuramente, toglierei il quasi perché appunto è stato un evento che ha coinvolto diversi paesi, scuole sportive. Sì, poi c'è stato una variegata, molti sport variegati, diciamo, nell'arco della giornata, sì. Dal torneo di calcetto al ping pong, al tennis, fino al tiro con l'arco, quindi abbiamo saputo coinvolgere vari sport. Ecco il perché di questa bella iniziativa. Sicuramente. Quanto è stata forte la partecipazione, Fulvio, da parte della comunità, anche nella fase organizzativa? Allora, è stata molto, molto forte, assolutamente. Noi speriamo che negli anni a venire lo sarà ancora di più, questo sicuramente. Me lo auguro e vedrai che sicuramente sarà così. Una cosa importante è sicuramente l'associazionismo, di cui abbiamo tanto bisogno nelle piccole realtà che viviamo tutti qui nei nostri piccoli paesi. Quanto è importante per voi che fate comunità, associazione, la presenza e la collaborazione delle istituzioni? Fa tanto, perché la sola messa a disposizione, per dirti, delle strutture è una cosa molto positiva. Molte volte abbiamo delle strutture che non sono valorizzate, attraverso invece queste iniziative si possono
riprendere, magari anche scoprire, non sappiamo nemmeno quello che c'è nella nostra comunità, ecco. È vero, anche perché ho letto un po', questo evento è stato creato anche al fine, forse soprattutto al fine di tutelare e valorizzare i nostri territori. Quali sono secondo te le potenzialità su cui dovremmo fare perno al fine di uno sviluppo turistico, sociale, ma anche commerciale? Io credo in una sola cosa, nella curiosità. Se si è curiosi, allora tutto ciò che ci circonda viene visto in un modo diverso. Anche i piccoli borghi possono offrire uno spunto per un turismo che sia anche innovativo. Bene, mi piace che dobbiamo essere allora tutti un po' curiosi, deve fungere da stimolo. Parliamo un po' di quello che è successo oggi, tanti tornei, cosa si porta a casa Villanova al di là del successo, della gratificazione, al di là della creazione dell'evento? Ci portiamo a casa l'essere uniti, questa è la cosa più importante. E qualche torneo l'avete vinto? Sì, quello di calcio l'abbiamo vinto. E allora facciamo un applauso a tutti, non i vincitori, ma a tutti i partecipanti, tutti, anche delle altre scuole, calcio, gli altri paesi, perché sono stati è stato bellissimo vedere sfilare i ragazzi, questi piccoli atleti con il loro stendardo e correre verso il campo sportivo. Davvero ragazzi, in attesa di avere qualche membro dell'amministrazione, c'è qualcuno dell'amministrazione? C'è l'assessore, il vice sindaco? Sì. Vice sindaco, buonasera. 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 Siamo di nuovo qua. Sì, forse un po' più abbronzati. Freschi, sì, più abbronzati sicuramente tutti. È vero. Come è andata questa prima giornata? Bellissima, stancante sicuramente, però molto bella. C'è stata, come diceva Fulvio, grande partecipazione, grande unione, grande entusiasmo e soprattutto abbiamo visto quei valori di cui parlavamo prima, sì, che è correttezza, rispetto e lealtà. Nonostante la goliardia delle sfide, però c'è stato tutto quello di cui parlavamo prima. Sì, quindi. Ma davvero complimenti anche a voi organizzatori, perché mi dicevano del poco tempo che avete avuto a disposizione ed è stato importante arrivare a questo risultato, perché avete dovuto mettere insieme tanto sport, tanti paesi, tante associazioni, quindi si vede che c'è stato davvero tanto lavoro e l'avete fatto bene tanta collaborazione, perché organizzare eventi di questi tempi è un po' difficile, sì, soprattutto per la serie di normative, tanti, certo, documentazione per la sicurezza e altro, però quando una macchina organizzativa viaggia all'unisono e c'è comunicazione, alla fine tutto va bene, quindi siamo contenti. Come vede questa prima edizione? Può essere il prosieguo per una, sì, per creare una tradizione qui a Villanova? Lo dicevo prima, vogliamo che questa tradizione diventi calendario sicuro e annuale delle manifestazioni che poi verranno fatte a Villanova. Quindi da questa manifestazione possiamo solo migliorare, capire dove si può migliorare, cosa può essere fatto meglio, in modo diverso. Però l'importante è che ci sia collaborazione, altrimenti non riusciremo dobbiamo, a fare niente. Dobbiamo cercare di capire che lo sport deve essere, come dicevamo prima, il nucleo attorno al quale far girare un po' tutte le attività extrascolastiche dei nostri ragazzi. Abbiamo fatto anche un percorso col nutrizionista oggi, che è stato molto gentile, abbiamo fatto un'intervista qui in diretta radio, ha fatto tanti report ed è importante anche perché si sta andando un po' verso l'allontanamento dallo sport, quindi dobbiamo cercare di avvicinarci. Quello dicevo prima, oggi i ragazzi purtroppo sono distratti da troppe altre cose, altri nostri tempi il calcio era l'unico svago, sì, anche per noi femminucce si faceva svago. Lotta per chi doveva giocare in un campo, adesso bisogna quasi pregarli per farli venire, allora bisogna riavvicinarli. Quindi colgo anche l'occasione per ricordare che a breve partiranno i lavori per la costruzione della palestra a Villanova, quindi ci sarà un motivo in più per tenere insieme questi ragazzi e far sì che si possano avvicinare sempre nel modo giusto allo sport.
Bene, io faccio di nuovo i complimenti, ma per un'altra cosa ancora, anche noi siamo un'associazione, quindi sappiamo cosa vuol dire associazione, l'associazionismo è fondamentale in questo momento storico per i ragazzi, per la società, ed è importante per un'associazione avere l'appoggio delle istituzioni e camminare di pari passo, quell'appoggio disinteressato e che accomuna associazioni e istituzioni verso il bene comune. Complimenti davvero, grazie, di cuore a voi come amministrazione, al CONI, alla Comunità Montana e soprattutto all'OSD Villanova e a tutta la popolazione di Villanova del Battista. Grazie che a tutti. Grazie ci a ha tutti ospitato davvero. Anche qui alla grande, sia grazie professionalmente che umanamente. Grazie. Grazie di cuore, grazie, grazie. CRT e sei connesso col mondo. I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire. So che è successo già, che altri già si amarono, non è una novità, ma questo nostro amore è come musica che non potrà finire mai, che non potrà finire mai. Mai, mai. Le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale. So che è successo già, che altri già si amarono, non è una novità, ma questo nostro amore è come musica che non potrà finire mai, che non potrà finire mai, che non potrà finire mai. Siamo stati sulla luna a mezzogiorno, andata solo andata senza mai un ritorno, e abbiamo fatto piani per un nuovo mondo, ci siamo attraversati fino nel profondo, ma c'è ancora qualcosa che non so di te, al centro del tuo cuore che c'è. So che è successo già, che altri già si amarono, non è una novità, ma questo nostro amore è come musica che non potrà finire mai, 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 che non potrà. Bene, allora signori, siamo pronti per la premiazione. Innanzitutto è doveroso fare, ragazzi, tutti insieme un bel applauso agli organizzatori di questo weekend. In modo particolare la società sportiva USD Villanova 2006, insieme agli enti patrocinanti che ci hanno dato e hanno dato a tutta la comunità villanovese questa opportunità. L'idea di ripulire il mondo di questa ragazzina di 14 anni, Greta, lo abbiamo fatto nostro, e la nostra generazione, che è la generazione G, anche da questa iniziativa ne ha dato dimostrazione. Questo pomeriggio di sport è stato volto anche allo sviluppo di una coscienza ambientale, grazie all'interazione di tanti fattori, tra natura, tempo libero, scoperta del territorio.